Ciao a tutti, bentornati su Dark Souls con Zio Antunello. Siamo al picco terrestre. Nell'ultimo episodio abbiamo ucciso il boss demone della cupidigia, mi pare. Mi ricordo adesso il nome. Noi siamo umani. Ho speso le 25.000 anime che avevo ottenuto aumentando il livello di adattabilità e facendo il piano di frecce perché ne stiamo usando un bel po'. Ci sono cose strane da controllare. Sì, ecco. Lì c'è una cosa strana da controllare. Sì, magari. Ah, tu. Aia. Come cazzo hai fatto a avvelenarmi? Me lo spiegchi? Ma come scende la vita? Stiamo già morendo prima ancora di cominciare. No, ma com'è possibile? Vabbè. Eccoli qua, questi qua sono pericazzocolosissimi. Anche questo. Tu perché stai morendo già? Lasciamolo morire. Tu chi sei? Fairwind? No, non ci interessa il tuo aiuto. Facciamo tutto da soli. Allora, qui c'è questo pentolone, è tutto ovviamente pieno di veleno. Spaccandolo si libera una quantità mostruosa di veleno. Vediamo a che serve sta leva. Sta leva serve, lo solleva praticamente, ma non ne capisco. Non capisco il senso. Inutile. Ok, c'è anche scritto. Scemo io che lo chiedo. Allora, lì c'è un tizio che noi bombarderemo di frecce. Così, perché è bello, perché ci piace riempire di frecce sulla faccia ai nostri nemici. Anch'io, guarda. Qui ci toccherà fare qualche salto, qualche cosa strana, lo so già. Lì c'è un altro. Ho una paura maledetta dei. Eccoli, di questi qua che saltano. E fanno un male becco. Becco proprio, becco, oltre ad avvelenare. Ok, per pulire. Qua ci facciamo aiutare da questa NPC. Così, non si sa mai. Ho paura che mi cada sempre uno di sti stronzi in testa. Ciao, fratella! Lascia stare, lascia stare. Ah, qua c'è di nuovo una leva di queste che alza st'altro pentolone. Boh, chissà che cazzo serve. Qua c'è un sacco di sangue. Oh. Ok. Scarlet la devota, lasciami spazio. Una picca, ne abbiamo già multiple copie. Mi raccomando, fammi cadere giù tu. Forse non è stata una buona idea. Uno degli obiettivi è dar fuoco a questo mulino. Come ben sapete, io sto andando avanti. Aspettate, va. Che qua ci sono cazzi, immagino. No. Sto andando avanti in questo gioco anche con un altro personaggio con cui ho una partita privata, diciamo. Con cui vado avanti un po' a muzzo per i fatti miei. E lì ho scoperto tramite quelle iscrizioni che ci sono a terra, che a questo mulino gli si può dar fuoco. Non so bene il motivo, ecco, c'è pure questa che non l'avevo mai notato, ma questa mi indica. Torcia richiesto più avanti e poi urrà per felicità. Facciamolo. Prima però.
Litighiamo questi due. Oh. Lì sopra c'è uno che sta a litigare da solo. Ma è già morto. Va bene. Qui abbiamo un simpatico falò. Accendiamolo semplicemente, non sediamoci. Accendiamo la torcia. Allora, nel accendendo questo, dando fuoco a questo mulino, credo che si blocchi la produzione di veleno, perché mi ricordo che alcuni posti pieni di veleno dopo l'incendio non ne avevano più. E non so se cambia qualcosa oltre questo o se è soltanto questo il problema. Ma noi lo facciamo perché ci piace renderci la vita facile. Per esempio, anche infiocinando quegli stronzi, vabbè, ci salteranno addosso dopo. Andiamo, fammi passare, fammi passare, fammi passare, fammi passare. Oh, fammi passare, cazzo. Allora, qui ho visto questo, bomba nera. Questo cancello un se può aprì. Passiamo di qua, evitando la trappolozza. Maschera del manichino. In realtà la facciamo scattare la trappolozza, sperando che non ci rimanga secco. Dov'è? Eccola. Ah, c'è un manichino che scende così. Ecco, sono riuscito a beccare con una freccia me, con una freccia Scarlet la devota e con una lo stronzo in questione. Scarlet, cortesemente, non farmi fare figuracce col pubblico. Lì poi ci andiamo qua. Mi ricordo che ho perso un sacco di tempo a esplorare. Adesso non so se, avendolo già fatto per ore e ore, magari mi ricordo un po' di cose e quindi riesco a non essere troppo lento. Tu so già che vieni. Ce ne saranno anche alcuni qua. Uno o due. Uno o due. Buono. Fuori dal cazzo. Lì c'è l'arciere che ci tira da lontano. Tutto veleno. Lì c'è un simpaticone. Una tartaruga ninja. Anzi no, questo. Eh sì. Che genio del male. Grazie, grazie, grazie mille. Cosa è successo? Cioè, uno fa tanto per non avvelenarsi, arriva sto rincoglionito. Ecco, questo posto qui prima era pieno di fottuto veleno. Madonna, ma guarda quanto devo bere. Lì dietro c'è il boss. Secondo me, vabbè, adesso lo vedremo, perché credo di farcela a fare il boss come tempistica. Cos'è questo rumore fastidiosissimo? Ah, ok, mi sono ricordato. Si spacchiamo lì da lontano. Scarlet la devota, stai ferma perché... Che cazzo succede? No, non l'avevo visto. Quello è un trappolozzo. Lo so già. Sono già non morto, ma ho già usato la pietra di Pharos lì. Vaffanculo. Picchialo tu quello. Ce l'avevo anche, tra l'altro, negli accessi veloci. Non so se faremo il boss con una fiaschetta sola.
No, quella pietra di Faros non la mettiamo perché si riempie, sta piscinetta qui si riempie di acido e ciò non ci interessa. No, ho sbagliato, volevo raccogliere quel... Ma dai, porca troia, ero pure girato dall'altro lato. Ma dai, cazzo, ero girato dall'altro lato, porca di quella troia. Allora, prima di affrontare di nuovo la stanza col Mimic... Attiviamo una cosa carina che c'è qui. Questo non dovrebbe essere cattivo. Oggetto pietrificato, ne abbiamo una collezione da portare al nido. Due di questi, uno di questo, uno di questo. Vabbè, neanche troppi. Allora, adesso andiamo a scassare la minchia ai funghetti. E a riprenderci le nostre anime. State manzi. Ma che fanno gli scatti felini, i funghi? I funghi con gli scatti felini. Che poi non sono funghi, ci sono degli insetti. Sono dei, praticamente dei porcini piazzati sopra. Sopra degli insetti schifosi. Adesso voglio vedere se per prendere quelle anime devo rimorire. Eccolo, vaffanculo. Ma dai! Tocca la mia macchia di sangue, ok. Non ce la faccio a farlo finire prima. Guardate, c'erano 8 gemmine piccole, ce le abbiamo. Mettiamo queste, queste, queste. Ma non sono morto ancora, vero? No, ok. Che schifo. Guanti oscuri e uncino da lavoro. Guanti oscuri non mi ricordo. Come sono? Guanti oscuri non mi sembrano oscuri. Guanti di un cavaliere consumato dall'oscurità. Nessuno conosce la vera identità di questi uomini che si dice possono manipolare l'oscurità. Le antiche leggende li descrivono come povere anime che cercano l'arte antica del furto vitale. Va bene. Io comincerei con il boss e poi ci diamo un'esplorata, diciamo, alla zona. Facciamo però che andare da qua. Quattro fiaschette per il boss possono bastare. Ah, minchia, sono due. Vabbè, ce la caveremo. Ah no, viene da solo, furbacchione. Dove cazzo vai, fratello? Hai sbagliato. Non l'avevo visto questa terra. No, non si fa, non si fa così. Oh, ancora un altro ce n'è. Ed è finito, grazie. Pietra sanguinante.
Mi dimentico sempre. Qua c'era... Ah, ecco, perché mi ricordavo che c'era un NPC. Thomas il giullare. Ci facciamo aiutare oppure no? Sarei curioso di vedere cosa fa il giullare. Facciamoci due risate con sto giullare, va. Che fai? Tu chi sei? Tefo. Boh, facciamoci aiutare dal giullare. E andiamo. Quindi vi dicevo, secondo me il mulino, oltre a togliere il veleno da questa piscina, la toglie anche... Porca troia. La toglie anche da questa stanza, perché se vedete i bordi sono... Oh. Fai l'educata, cortesemente. I bordi sono tutti verdi. Adesso non so se è proprio colorazione così. Però vabbè, sti cazzi, non stiamo a... Stai facendo tutto tu. Cos'è? Ma sta facendo tutto lui. Aia, io mi sto solo facendo umiliare così in diretta. Vai Thomas il giullare. Vabbè, è andata così. Comunque non è un combattimento molto difficile. Come vedete. Ah, bastarda, ma falla a lungo. Fa una corsetta prima. Vabbè. Comunque non è... gli ho tirato solo qualche colpo. Quindi è come se l'avesse ucciso lui. Bravissimo. Grazie di avermi aiutato. Allora, cosa abbiamo qui? Qui mi pare che si cambi proprio zona. Oh, c'è proprio un ascensore. Vabbè, torniamo un attimo indietro, diamo un po' un'esplorata al resto. L'ho dovuta prendere per forza quella pozza di veleno. Maledetta. Avevamo lasciato un po' di cose in sospeso. Vediamo se riusciamo a far tutto senza morirci troppe volte. Che cazzo è sto... Allora lì sicuramente questo stronzo mi tira. Ok. Oh cazzo. Mi sa che con il mulino in movimento anche sta roba qui si muove, sapete? Dove cazzo è andato? Ah, eccolo. Dove sei che non ti vedo, mannaggia? Ok. Devo fare l'arciere. Adesso ci potenziamo un po' anche a st'arco. Stiamo facendo faville con quest'arco. Oh, 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 oh. Oh, stai calmino. Ma dai, porcaccia. Allora, usiamolo subito, va.
Lo odio questo posto di merda. Allora, intanto andiamo di qua. Pian pianino, vediamo se riusciamo a sorprendere il tizio alle spalle. Prima guardiamo qua cosa c'è. Niente. Fatti sorprendere alle spalle. Così. No! Dai, l'abbiamo scassato di botte. Tu chi sei? Ah, ok. Non capisco. Cristo santo! Robin Hood me fa una pippa. Buona fortuna, non mi fido. No, ok. Oh cazzo. È da un po' che non trovavamo delle trappole. Pietra di Farros, qua andiamo. Vendetta. Alle terga di chi ci stava per saccagnare. Allora, di qua siamo a posto. Di qua credo che serva... cazzo, stavo per saltare così gratis. Cadi giù. Cazzo. Non si è fatto niente, adesso verrà a rompermi... Ah no, è morto. Allora, a te... Guarda, vorrei venirti a combattere lì come un vero guerriero coraggioso, ma mi sa che ti... No. Se ti prendo sulla... sul ginocchio? Vabbè. Ma perché non corri? Madonna, per un pelo. Guarda, sono forte anch'io con quest'arma. Gemma vitale radiosa, lì c'è qualcosa da prendere. Acqua cremisi, va bene, che è per ripristinare la magia. Allora, io vorrei saltare su quel cornicione lì, ma forse non ho l'anello del gatto ancora. No, non ce l'ho. E quindi torniamo indietro. Madonna, per un pelo. Qua cos'è? Ah, ok. Ciao, Pate. Grazie. Madonna. Madonna, quanta roba mi ha dato. This way, immagino di qua tu voglia dirmi. Non si apre. Ma perché sto botto che si sente ogni volta? Eccolo qua. Molto poco sicura questa cosa. Noi dobbiamo correre. Prende subito questo e levarci dalle palle.
Allora, io adesso, visto che siamo quasi agli sgoccioli del tempo, magari accelero un po'. Questo cos'è? Rail timido. Ma sì, tanto. Che? Accelererò magari un po'. Ah, ma qua non l'avevo mai esplorato, sapete? Ma non ci posso pensare! Chi sei tu? Ah! Grazie, anch'io ti voglio bene. Dai, torna mai giù là, che mi servono le scale. Perché ti tieni la panza? You want to climb down here? I can lend you a ladder, but boy, yep, I'm trying. Have you no gratitude? I let you off. All right, it'll be. Cosa fai? Che cosa figa, ma a me era apparso con l'altro personaggio, mi era sbucato direttamente a Majula, lui. Non l'avevo trovato qua. E dire che stavo per tagliare per fare tutta l'esplorazione accelerata, vabbè. Magari quello lo faccio lo stesso. Dove mi porti? Ho 23.000 anime che sono buone, ma. Continuiamo, finiamo di esplorare un attimo qui. Tu mi attacchi, vero? Bastardo maledetto. Vincenzo del sempliciotto. Madonna, mi sono spaventato, maledetto rail timido. Fammi vedere dove mi porta sta scala, va? Anche se tremo già all'idea di perdere quelle 25.000 anime. Pietra di farro, se titanite scintillante. Dove mi porti? Dove mi porti? Dove siamo qui? Non capisco. Voglio andare ancora giù io. Mi spiace, Ray, ma. Ah, ho capito dove sono. Ah, ok. Ho capito. Non mi interessa andare laggiù perché qui siamo. Da quella direzione, da quel buco lì usciamo di solito. Lì c'è una cosa da prendere ancora. È molto vicino al falò. Quindi per il momento torniamo indietro. Facciamo che per oggi ci fermiamo qui. È già passato un sacco di tempo e non so quanto avessi ancora da esplorare. C'è di sicuro un drop laggiù da prendere, ma della roba dove devo semplicemente fare dei salti, dove morirò e comincerò a bestemmiare come un camionista iracheno. E che quindi per oggi non intendo registrare. Magari li recupero off camera e poi nel prossimo episodio andremo avanti sempre da qua, da questo punto. Va bene? Quindi ci fermiamo qui, ci vediamo alla prossima, vi saluto tutti, ciao 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 ciao.